configurazione per un PC a 2000 euro. Intro Maker, eccolo qua. Se non sbaglio avrà un bel audio. Una, aspettate, scheda madre. Scheda madre. Ed è più forte adesso il volume. Oh, grazie. Sentite qua, sentite qua, che belli accordi, ragazzi. Portare Intel o AMD. Basta, non capisco niente. Niente, ragazzi, è entrato in galleria. Dovremmo soltanto immaginare la sua voce adesso. Forse hai detto qualche cazzata nel video, quindi hai detto, bah, meglio che copro. Esatto, esatto, copro con l'audio. Copro con l'audio. Ha detto che è molto buono, ho capito solo questo. Ecco, oh no. Ho sentito dei suoni. Come SSB ho scelto un SSB da 1 terabyte. Eccola. Come eccola? No. Cosa? Cos'è quello che ha trovato? Aspetta, il primo ma che ha trovato? Che è sto a fare? C'era il Samsung sotto. Ma dai, ma 80 euro non sa. Ma ti puoi prendere gli NVMe? Cioè, ormai un tera di NVMe, quelli a crucial ti danno, te li tirano dietro. Cos'è tastiera, ovvero? Allora, andiamo con un mouse. G502. 502. Cosa poteva mai essere? Oh, yes. Cosa poteva mai essere? Il mouse dei normi. Lo prendo perché lo usa Ninja, ma io... Ah! No! Ha sbagliato tutto. Lo prendo perché lo usa Ninja. Che poi non è vero perché non lo usa più. Se non volete prendervi sto mouse, vi andate a prendere un mouse trust di merda. Ma perché? Ma ne esistono anche altri di buoni. Ma tutti mouse, vabbè. Cioè, ci sono 1000 mouse, o quello di Ninja o un trust di merda. Non c'è la via di mezzo, non esistono altri. Una tastiera da 50 euro ci può stare. Assolutamente non noiosa sta musica per tutto il tempo. Turu tutu. Come cresce su YouTube? Oddio, se non durasse 11 minuti, ragazzi. No, è una configurazione, Mauri. Guardiamola skippando, per favore. È una configurazione. Fare un computer per spippolare i giochi. Spippolare i giochi. Allora, prima di tutto, Hashtag spippolare i giochi. Ma che scheda... No, raga, mi sono cliccato il cervello. Ma perché? Scheda video. Un'altra volta io ho detto scheda madre. No, c'è scritto scheda video. Eccole. Oddio, ah, ma la seconda. La seconda è perfetta. Normale, non una scheda normale. Ma se avete qualche migliaio di iscritti, questa la B450M. Mauri, tu quanti iscritti hai? Io più di 10.000. Più di 10.000. Puoi prenderti la B450M, Mauri. Ve la faccio vedere, perché... Grazie. Faccio vedere che bel bidone è quella scheda madre. Non si rompe se ci faccio i video solo. Raga, mi sono recato cose più basilari. Nemmeno io. Scheda madre. PC. PC. Perché dobbiamo specificare se ci vuole per il PC. Beh, giusto. O per la lavatrice. La quarantena ha fatto male a tutti, raga. Sì, deve essere quella. Non vi consiglio una cosa. Anzi, questa è meno anche così. L'H310! No! No, dai, no. No! Se avete aperto il canale da poco. Sì. E volete fare video un po' più... Vi consiglio questa. Ma in base a cosa? Se vogliamo fare i video un po' più, abbiamo aperto il canale da poco, ci consiglia quella. Allora non posso più, Rick. No, ma tu c'hai la B450M, ti va bene. Vabbè. Perché tu l'hai aperto da tanto. Chi l'ha aperto da poco deve prendersi l'H310. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace. Siamo quasi a metà video, ho preso solo la scheda madre. No. Come vi dicevo? No. No. Bisogna no. risparmiare i soldi. E non buttarli. Vi consiglio... No, io non ve lo consiglio, ragazzi. Fa girare anche Minecraft? Sì, se solo si accendesse. Potete... Mauri ha consigliato due schede madri ed entrambe non fanno coppia con questo processore, è incredibile. Prima sul sito non ci interessava la scheda video. Ok. Però adesso... Adesso sì. Oh, la 710, guarda lì, a 70 euro. Questa raga... È una scheda non moderna. Non è moderna, fino lì. Tanto potete installare Windows 10. Ah sì, e senza non possiamo. Versione con questi pezzi all'ultima. Capito? Sì, cioè se venite a 710 potete installare l'ultima versione, se non la prendete non potete installare Windows, ragazzi, mi dispiace. Chi di voi non ha una 710 non potete. È bella potente questa. Ah sì? Ha 2 giga. Esatto, cosa vuol dire? Di? Ha 2 giga di? Boh, vabbè. Onesto. Ora se non lo mettete,
è il cervello del computer, quindi se non mi dai il processore, cioè, è come me. È come me, no! Io mi avvio senza il cervello. Ok, non ho capito bene il paragone, ma va bene. Comunque, spoiler, il PC non si avvia, cioè quello che hai fatto tu non si avvia. Capisco la cosa di dire senza il cervello non ci si accende, ma cioè servono anche tanti altri organi per vivere, non solo il cervello. Cioè il cervello è importante come i reni, come il cuore, come i polmoni, cioè non puoi vivere senza un altro organo, non è che col cervello puoi fare tutto. Diciamo che al computer serve qualche altro pezzo, ecco, non solo il processore. È quello che gestisce gli altri, sì. Cioè lui però dice il processore, senza di quello lì il PC non si accende. Vabbè, anche senza RAM e anche senza alimentatore. Raga, le RAM? Oh, quelle dell'INPS. Quali supporta e quanti ne supporta? Ah, le RAM guarda se supporta, però il processore va bene uno a cazzo. Sto dicendo, se supporta DDR4. Ma? Supporta anche 8 giga. Ah, che culo. Potete comprare o 2 da 4. Dipende quanti banconi ci... Quanti banconi? Cos'è, un bar? Quelle piccole, da 40 no, euro. Belle. 5 euro quelle altre. Belle. Vi consiglio questa. Ecco lì, guarda. Se avete aperto adesso il canale non vi servono perché... Quelle illuminate sono solo belle. Ah, Mauri, noi possiamo, perché noi abbiamo aperto il canale da tanti anni, quindi noi possiamo prendere le illuminate. Noi siamo liberi. Capito? Ha detto che se voi avete appena aperto il canale, non dovete prendere quelle illuminate, ok? Non servono. Noi invece, a me servono, faccio già video da più di 6 anni, quindi ormai ho bisogno di quelle illuminate. Ho messo dei led con il nastro sopra le RAM. Bello, bello. Il led proprio così, attorno alle RAM, ragazzi. Poi vorrei capire dove l'ha alimentato sto led. In case, io vi consiglio anche questo. È bellino. Aspetta, noi però Mauri siamo esenti perché noi abbiamo già il canale da tanti anni. Quindi noi possiamo prendere quello illuminato. Altrimenti beccate il forno, ragazzi. Sul processore giusto. Potete mettere un'aletta di raffreddamento con un goccino di pasta termica. Un'aletta di raffreddamento con un goccino di pasta termica? Io volo. Ma che un'aletta di... La pasta termica le potete comprare tutte? Tutte! Tutte le ragazzi, una ricetta. Legge pasta, si mangia. Condiamo l'insalata con la pasta termica. Un goccino vi basta per 2 anni. Dopo 2 anni scade. Sì, sì. È come l'aceto balsamico, ragazzi. Quello stagionato tipo 70 anni. Un goccino sul parmigiano. Wow, così, sul gelato, uguale. È più che sufficiente un chicchetto. Un chicchetto? Da goccino a chicchetto, aletta di raffreddamento.